Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti a questo incontro che è uno dei primi, diciamo, che riusciamo a fare in presenza qui al Castello. E questa sera abbiamo con noi un professore ordinario, credo, di diritto costituzionale, il professor Pallante Francesco, che diciamo, ci ha onorato della sua presenza e che, con il quale andremo a discutere di questo testo, l'elogio delle tasse, edizioni Gruppo Adele. Vi ricordo anche i prossimi incontri, che sono esattamente Canti Popolari del Piemonte di Costantino Nigra, edito da Neri Pozza, presentato da Franco Castelli, Emilio Iona e Alberto Robatto, sabato 27 maggio alle ore 16.30 qui al Castello. Seguirà l'incontro con Andrea De Benedetti, che ci presenta Così non so a limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo, edito da Einaudi, ne discute con Valeria Paola Babini, lunedì 29 maggio alle ore 18. Veniamo a noi. L'elogio delle tasse. Non c'è, secondo me, insomma, un tema così attuale come quello appunto delle tasse e della cosiddetta riforma fiscale, che è proprio un tema di questi giorni. Proprio oggi io arrivo da una, diciamo così, da una manifestazione sindacale in cui era veramente il tema del giorno e il tema delle, insomma, dell'attività che viene portata avanti. E, in maniera molto ironica, l'introduzione del professor Pallante sulle tasse, perché le tasse non c'è niente di più, diciamo, sicuro, non c'è niente di sicuro a parte la morte e le tasse, diciamo, e della prima non è neanche, non siamo neanche così sicuri come la seconda. Questo era un po', diciamo, l'adagio con cui si era soliti così, appunto, parlare ironicamente durante, insomma, soprattutto in America, Franklin, insomma, un certo tipo di cultura liberale. E, in realtà, cioè, già nel passato, già gli stessi romani, no, con i cosiddetti pubblicani, se non sbaglio, erano proprio delle figure che venivano, come dire, identificate alla stregua delle meretrici, e quindi a delle figure poco nobili, erano quelle appunto che riscuotevano le tasse per conto dei romani. E anche Robin Hood, come dire, nella storia poi diverse figure hanno preso un po' questa l'occasione per ricordarci che appunto le tasse sono inique, che c'è uno Stato, comunque una persona, un sovrano, un suo emissario che mette le tasche in mano, diciamo, mette le mani nelle tasche dei cittadini che vengono vessati. Questa, diciamo, questa rappresentazione è chiaramente fallace, ma non tanto per la questione della storica, no? Perché magari nel caso di Robin Hood forse avrebbe avuto anche delle ragioni, ma per il fatto che appunto già da Montesquieu quello che viene messo in evidenza è che l'uomo in generale, diciamo così, per la propria propensione umana ad accumulare potere e ricchezza, non difficilmente trova limite se non attraverso appunto una limitazione che veniva fuori appunto dalla tassazione. Quindi da una parte, cioè, dovremmo avere due estremi, no? Come dire, da una parte la tassazione a livelli anche oltre il 70%, quindi dei livelli molto alti, percentuali molto alte, per porre un limite alla volontà, come dire, di potenza e di accrescimento del proprio patrimonio. Tra l'altro, appunto, anche questo è, credo, abbastanza attuale, visto che proprio solo nel qualche anno fa, cioè se parliamo del 2018, ad agosto 2018, dopo 42 anni, il titolo Apple viene quotato in borsa, raggiunge la cifra di un milione di dollari. Questa cifra, diciamo, viene
raddoppiata solo dopo un paio d'anni, se non sbaglio, e questo ci fa rendere conto di come velocemente le disuguaglianze, l'arricchimento, come dire, il fatto di poter creare dei patrimoni in maniera molto veloce, creando non sempre, come dire, delle condizioni favorevoli per lo stato in cui questa multinazionale agisce. Ma tornando appunto al fatto che ci sia appunto questa tassazione che impone dei limiti, dall'altra invece potremmo avere nessun tipo di tassazione, non dico neanche una tassazione piatta, ma proprio nessun tipo di tassazione. Ci sarebbe quindi la situazione in cui vincerebbe il più forte, chi riesce a esercitare la propria volontà sugli altri, il proprio potere sugli altri. E saremo quindi in uno stato, come dire, naturale, in cui non esistono regole, non esiste neanche Stato, e quindi non esisterebbero neanche i diritti. E questo è, diciamo, il tema su cui io ho concentrato un po' la mia traccia, sul fatto di, chiaramente, diciamo, seguendo anche un mio filone, una mia, come dire, anche visione della proposta del professor Parlante, cioè il fatto che appunto c'è una rinuncia ai diritti naturali non limitati ma non anche garantiti, in cambio di che cosa? In cambio dell'acquisizione di diritti civili limitati ma almeno garantiti. Quindi, come prima cosa, realizzare e mantenere la pace. Vediamo questa, diciamo, piccola traccia, questo schema, che sin dalla metà del 600 con Hobbes, appunto, siamo in questo stato di natura dove non ci sono leggi, vince chi è appunto, chi ha più volontà di potenza, chi riesce a esercitare la propria, come dire, appunto con la violenza il proprio potere sugli altri. E l'unica cosa ragionevole è quella invece di dire: no, poniamo fine a questa guerra. E infatti con Locke, diciamo, alla fine del 600, è proprio questo che viene messo in evidenza, che lo Stato appunto nasce proprio da questo, dalla trasformazione dei diritti naturali in diritti civili. Quindi io rinuncio al governare me stesso a patto che tutti gli altri facciano lo stesso e che identifichino un'assemblea o una persona, tipo un sovrano, che garantisca questa pace. E chiaramente per fare questo il denaro per lo Stato è appunto come il sangue per un organismo, perché è proprio grazie appunto a questo che viene mantenuto realizzata la pace. E con il passare, insomma, dei secoli, questa visione viene ulteriormente, come dire, affinata, perché si parla da lì, cioè si prosegue, diciamo, identificando non solo l'individuo ma proprio dei gruppi umani, ma poi anche gruppi politici con Weber, e siamo appunto agli inizi del Novecento, e anche comunque per Weber, senza un'adeguata raccolta di risorse lo Stato non riesce a sussistere. Arriviamo fino, non dico ai giorni nostri, ma all'altro giorno, con Nozick invece, appunto, partendo da anche lui da uno stato di natura, diciamo così, come è descritto da Locke, si arriva quindi con una convinzione anche di tipo anarcocapitalistica, cioè appunto senza altra regola se non quella, diciamo, del mercato, comunque quella che gli stessi individui si portano a determinare. Si arriva comunque quindi dall'anarchia sostanzialmente a arrivare a qualcosa che assomiglia ad uno stato minimo. Mi taccio adesso, questo era un po' per darvi l'idea, appunto, che a me ha colpito e sicuramente ci porta l'attenzione non solo alla tassazione, appunto, come la mano che entra nelle tasche, ma c'è dietro un discorso molto più profondo. E volevo appunto chiedere al professor Parlante di approfondire questa descrizione, cioè il fatto di avere uno stato minimo, e che cosa vuol dire avere uno stato minimo, e se effettivamente è quello che noi abbiamo, di cui noi abbiamo bisogno, comunque quello che è per uno stato democratico degno di questo nome invece abbiamo bisogno. Sì, intanto grazie per l'invito, sono contento di essere qui, è un posto magnifico questo, davvero bene. Grazie anche per questa introduzione, già di merito, molto attenta, che mi consente di entrare subito nel vivo del discorso. Allora, il punto qui da cui io sono partito è il fatto che viviamo in un'epoca in cui culturalmente
le tasse, le imposte sono molto mal viste, sono molto criticate, forse lo sono sempre state, ma diciamo, dietro questo discorso antifiscale mi è sembrato di poter intravedere, provo a commentare perché sia effettivamente così, secondo me, una polemica rivolta contro lo Stato. Cioè, una delle tesi che io sostengo in questo testo è che le polemiche antifiscali in realtà sono polemiche antistatali. Chi vorrebbe che lo Stato non ci fosse, o se non se ne può fare a meno, fosse ridotto al minimo. Queste sono teorie sviluppate da studiosi, filosofi politici, soprattutto nel tempo, e che però hanno trovato realizzazione, in particolare negli anni, alla fine degli 70, all'inizio degli anni 80, come possiamo anche comprendere da alcune figure che ci sono note e alcuni slogan che loro utilizzavano in ambito politico, che sono un po', diciamo, diventati di dominio comune. Abbiamo sentito forse un po' tutti. Penso a Ronald Reagan quando dice lo Stato non è la soluzione, lo Stato è il problema, bisogna affamare la bestia, cioè affamare lo Stato, perché ridurre il suo ruolo, perché lo Stato comunque agisca, crea problemi, l'importante è che facciano i privati e non lo Stato. O penso ancora all'altra famosissima battuta di Margaret Thatcher quando dice la società non esiste, esistono solo gli individui. Dunque un'idea, una filosofia politica di base ultra individualista in cui si deve ridurre al minimo l'interazione tra i soggetti e bisogna lasciare la libertà massima ai soggetti perché facciano da sé. Più c'è Stato, più c'è presenza pubblica, peggio è. Meno c'è libertà, meno c'è possibilità per ognuno di noi di essere se stesso e di sviluppare le sue capacità. Sono idee molto potenti, naturalmente, perché solleticano, come dire, la capacità di ciascuno di noi, nessuno di noi si vuole sentire dipendente da altri o legato ad altri, che fanno breccia, funzionano e cambiano in maniera significativa gli equilibri culturali e poi politici e hanno degli effetti fino ad oggi. In fondo l'idea della flat tax, l'idea della tassa piatta, l'idea della riduzione continua del ruolo dello Stato si accompagna al fatto che appunto si deve valorizzare il singolo, ciò che fanno i singoli, ciò che fanno i privati è per definizione considerato preferibile rispetto a ciò che fa il pubblico. Qui lo vediamo in maniera molto evidente, lo vediamo in maniera molto evidente soprattutto nel pensiero di Nozick. Nozick è uno degli autori che negli anni 70 in ambito anglosassone sviluppano questo pensiero, anarcocapitalismo, cosa vuol dire? La loro idea è che non ci debba essere un potere politico, quindi un'anarchia, e che tutte le relazioni umane si sviluppino soltanto attraverso strumenti di mercato e quindi capitalismo. Non è Nozick il più radicale di questi pensatori, il più radicale è Murray Rothbard, un altro pensatore statunitense, il quale dice che tutto deve essere compravenduto, qualunque cosa, perché il mercato è in grado di dare il giusto valore alle cose. Ci deve essere, per esempio, un mercato delle adozioni dei bambini, perché no? Io voglio adottare un bambino. Essa naturalmente che nessuno deve fare del male a un altro, e quindi non pensiamo subito, diciamo, agli scenari più cupi, no? Della pedofilia o cose di questo genere. Però come facciamo a determinare chi sono i genitori più idonei per un bambino? Niente, ruolo dello Stato, di psicologi, di assistenti sociali che valutano. No, semplicemente chi è disposto a pagare di più, evidentemente è colui che tiene di più al bambino, e quindi lo si dà a chi è disposto a pagare di più. Ma non esiste, ne so io, la libertà di circolazione, ma no, non è affatto vero, ci sarà un privato che costruisce una strada e se tu vuoi circolare su quella strada paghi l'affitto, no, per passare sulle strade, su un sistema di autostrada generalizzato. C'è la libertà di manifestazione del pensiero, ma niente affatto, se uno vuole scrivere su un giornale, parlare in un teatro, compra uno spazio su una rivista, su un giornale, affitta una sala e parla, e chi vuole andare va, oppure appunto affitta una piazza, quindi tutto deve essere gestito semplicemente attraverso il mercato. In un mondo di questo genere non c'è ovviamente bisogno dello Stato, non c'è ovviamente bisogno delle tasse. Anche le questioni che hanno a che fare con la propria sicurezza. Io semplicemente compro dei servizi di protezione da un'impresa privata che offre servizi di protezione.
è la tesi che sviluppa Nozick, ma Nozick diciamo arriva a un punto in cui alla fine non può fare a meno di dire che non si può non costruire anche le strutture pubbliche, appunto uno stato minimo, cioè minimo in che senso? Uno stato che semplicemente si occupa dell'ordine pubblico e si occupa di risolvere i conflitti tra privati. Lui ha, diciamo, parte da questa saggezza, che è una saggezza già di Locke, cioè che molte volte le persone criticano pensano entrambe di avere ragione. È difficile, no, individuare oggettivamente un torto e una ragione, ci vuole un soggetto terzo nello Stato, questo soggetto terzo è il giudice. In un mondo in cui lo Stato non c'è, ma tutto è affidato al mercato, le agenzie di protezione, cioè queste imprese che si occupano della tutela delle proprietà e della vita dei singoli, si occuperebbero anche di risolvere i conflitti che dovessero sorgere o tra soggetti che comprano il servizio di protezione dalla stessa agenzia di protezione, oppure tra soggetti che si rivolgono ad agenzie diverse ma che per non farsi la guerra tra di loro si accorderanno per costruire delle sorte di tribunali arbitrali. Allora, in questo in realtà poi non si arriva all'idea di uno stato minimo perché bisogna tutelare la posizione di chi non volesse comprare il servizio di protezione da nessuno. E allora, o non potesse farlo. Allora in quelle situazioni lì dice Nozick che bisogna dargli gratuitamente il servizio di protezione, perché sennò salta tutto il meccanismo. Ma nel far questo significa che il costo di cui di quel servizio, di cui qualcuno godrà gratuitamente, deve essere pagato dagli altri, e quindi quella diventa una forma di tassazione, comunque di crescita del prezzo del servizio, che si traduce in una prestazione che altri ricevono. Quindi teoricamente Nozick dice che non funziona, e infatti viene attaccato da Rothbard, c'è una lite, diciamo, tra anarcocapitalisti, una lite teorica, che però è molto interessante perché si ruota intorno a questi punti. Però la cosa che è significativa è che un'idea simile, non così estrema, ma simile a quella di Nozick, è l'idea che realizza lo Stato ottocentesco. Lo Stato ottocentesco è lo Stato che si auto figura, si autodefinisce, viene percepito come il guardiano notturno. Avrete sentito forse parlare di questa metafora. Lo Stato guardiano notturno cosa fa? Non fa niente. Il guardiano notturno sta nel suo gabbiotto e se nessuno turba l'ordine, nessuno cerca di entrare nella proprietà che lui deve difendere, passa tutta la notte nel gabbiotto senza fare nulla. Esce soltanto per tutelare la proprietà se qualche malintenzionato cerca di violarla. Ecco, l'idea era che lo Stato dovesse fare questo, ma naturalmente è un'idea in base a che dietro la quale cosa c'è. Quindi forse entro già un po' più nel merito delle questioni. Cosa c'è dietro questa idea? C'è l'idea che se risorse pubbliche devono essere usate da una struttura di tipo statuale, l'unico uso buono di queste risorse è quello della tutela della proprietà, e quindi della tutela di chi ha. Chi non ce l'ha rimane del tutto privo di servizi forniti da una entità statuale di questo genere. Tutelare la proprietà fino in fondo cosa vuol dire? Vuol dire sottrarla a qualunque possibilità di incidere sulla proprietà, non soltanto da parte di altri privati che volessero violarla, ma anche da parte di uno Stato che volesse tassarla, una qualunque forma di proprietà, una qualunque forma di bene. Quindi che cosa significa questo? Significa che uno Stato minimo è uno Stato che attua una redistribuzione della ricchezza. Perché? Perché fa pagare le tasse a tutti, sia pure in misura minima, ma poi usa quelle tasse soltanto a favore di che cosa? Della tutela della proprietà dei più ricchi che ci hanno. E dunque sottrae ricchezza a tutti, ma la usa soltanto a favore di qualcuno, cioè dei più benestanti. Significa che sposta ricchezza dal basso verso l'alto. E questa, diciamo, è un'idea di società, che è un'idea di società che naturalmente è funzionale agli interessi dei proprietari, è funzionale agli interessi di chi ha delle ideologie volte alla maggiore tutela possibile delle proprietà private, ma che dimentica del tutto le questioni sociali e tutto quello che succede proprio in seguito a questa idea di Stato. Cioè, come dire, quando poi verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, esplode la questione sociale in tutta Europa, e anche perché lo Stato, così come si è venuto a configurare, non si preoccupa più della salute delle persone, dell'istruzione delle persone, del lavoro delle persone, e quindi la povertà si diffonde e causa
a un disagio sociale crescente. Allora lì si pone poi il problema di un passaggio successivo. Molto bene, questo mi dà appunto la possibilità di introdurre esattamente il passo successivo, che è appunto la funzione anche, insomma, secondaria, ma non così secondaria come importanza, ma insieme alla, appunto, al garantire la pace e la tutela della proprietà privata, c'è anche una funzione essenziale che è quella di dare attuazione ai diritti costituzionali, a tutti i diritti, appunto, civili, politici e sociali. Per fare ciò, appunto, sicuramente bisogna ricorrere ad una forma di tassazione che, appunto, abbiamo visto proprio nell'Ottocento, è costruito secondo un criterio, diciamo, costante di, appunto, di aliquote proporzionali, cioè, appunto, articolo 25 dello Statuto del 21, una percentuale per tutti, che poi, appunto, è strettamente attuale, appunto, una tassa di acqua per tutti quelli. Infatti, proporzionale significa non crescente, piatta, infatti, flat tax. Quindi, appunto, magari ti chiederei, io questa è, diciamo, il terzo livello, quello che ho registrato, e su cui però andrò poi a chiederle un approfondimento. Ed è giusto perché, tra l'altro oggi proprio Landini ha citato proprio il suo discorso. Perché? Perché pretende da tutti nello stesso modo, quindi, allora, se abbiamo un patrimonio o un reddito di un certo 18 migliaia di euro, si apre una tassa piatta, quanto si ho un reddito? Facciamo 1000 euro, tolgo il 20%, dovrò campare con 800 euro. Non conto se io ho un reddito di, non so, 50, 80, 100 mila, e su quello 20%, però comunque campo abbastanza bene con 80 mila euro, insomma. E non è quindi sicuramente un criterio di equità. Dall'altra, infatti, abbiamo invece quella, diciamo, di progressività, appunto sancito nell'articolo 53 della Costituzione. Appunto, progressivo significa crescente, cioè a seconda della ricchezza cresce l'aliquota, e questo, appunto, vale, appunto, il principio di uguaglianza, ma non solo in astratto, ma, diciamo, in maniera sostanziale. Questo concetto in realtà per molti non viene percepito come effettivamente invece la proporzionalità per tutti pagare lo stesso, cioè fare parte uguale fra disuguali, viene percepito come giusto. Perché invece è profondamente ingiusto, diciamo, non solo dal punto di vista dell'applicazione delle aliquote, ma proprio nella giustizia, non so come dire, appunto, nel diritto. Sì, certo, questo è il grande tema, appunto, in quella visione che dicevo prima, per cui lo Stato fa il minimo e deve incidere il meno possibile sulle proprietà private, l'idea è di tassare tutti nella stessa percentuale, come giustamente veniva ricordato prima, il che significa, appunto, trattare i diversi in modo uguale e non trattare gli uguali in modo uguale. Perché se io guadagno, appunto, 10.000 euro al mese e devo rinunciare a 2.000 euro, me ne restano 8.000, se ne guadagno 1.000 devo rinunciare al 20%, me ne restano soltanto 800. E ovviamente il sacrificio che viene chiesto a chi guadagna 1.000 euro al mese è molto più grande rispetto a chi ne guadagna 10.000. Quindi qui sta, diciamo, l'ingiustizia, perché io ho due situazioni diverse che trattano allo stesso modo. Questa è una grande conquista del Novecento giuridico, e nella nostra Costituzione è indicato in maniera molto chiara nell'articolo 3 della Costituzione, quello sul principio di uguaglianza. La prima parte dell'articolo proclama il principio di uguaglianza in senso formale: bisogna trattare tutti nello stesso modo e non fare distinzioni che non abbiano delle giustificazioni, quindi per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Mentre la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione parla invece del principio di uguaglianza in senso sostanziale, cioè i costituenti si guardano intorno e vedono che le persone sono molto diverse. Se io continuo a trattare in modo uguale le persone diverse, io cristallizzo le diversità. Quindi chi sta peggio continuerà a star peggio, chi sta meglio continuerà a star meglio. L'obiettivo è invece riequilibrare la situazione. Se vogliamo, l'uguaglianza formale può essere l'obiettivo finale una volta che siano riequilibrate le posizioni delle persone. E allora, per riequilibrare la situazione, cosa devo fare? Devo trattare diversamente, devo dare di più a chi è in condizioni peggiori, perché
migliori le sue condizioni rispetto agli altri. Se io riconosco a tutti il diritto allo studio, ma non prevedo le borse di studio per gli indigenti, grande questione di oggi, diciamo dell'oggi per gli studenti, sì, formalmente tutti si possono iscrivere all'università, ma poi se io non ho la possibilità di pagare una stanza in una grande città per frequentare l'ateneo che mi sono iscritto, o non ho i soldi per comprarmi i libri o per mangiare, eccetera, me ne faccio assai del fatto che formalmente posso iscrivermi anch'io, mi interessa poterlo fare sostanzialmente, realmente. E allora l'articolo 3,2, la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti di sviluppare pienamente la propria personalità, quindi cercare di essere ciò che vogliono liberamente essere, ognuno di noi, poterlo realmente fare, al fine di realizzare che cosa? Di consentire a tutti di partecipare effettivamente alla vita politica, sociale ed economica del paese. Cioè ci vuole una società che immagino i costituenti, in cui tutti possano essere realmente cittadini attivi, non la nostra associazione, no? In maniera tale che possano davvero essere tutti cittadini attivi, partecipare con le loro capacità, le loro idee, i loro talenti alla vita della società, ma nessuno che viva passivamente, che sia costretto o che voglia farlo. Infatti poi si lega strettamente all'articolo 4, dove è proclamato sia il diritto sia il dovere di lavorare. Cioè il dovere di lavorare per contribuire a migliorare la società italiana, o spiritualmente o materialmente. Tutti i lavori hanno pari dignità. Uno che scrive poesia ha pari dignità con uno che produce bulloni. Non fa differenza, perché tutti e due contribuiscono a migliorare la vita della collettività. Allora, in questa visione qua, per consentire realmente a tutti di realizzare se stessi, bisogna fare che cosa? E soprattutto togliere, diciamo, le due zavorre che solitamente impediscono alle persone di farlo. Cioè il bisogno materiale, quindi bisogna dargli un lavoro, e l'ignoranza, bisogna dargli un'istruzione. Per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna creare le condizioni di lavoro, naturalmente, per la prima. Infatti dice tutta quella parte della Costituzione sul dovere sociale degli imprenditori di creare occasioni di lavoro. I costituenti hanno in mente il pieno impiego, perché l'imprenditore non ha il diritto di fare profitto a qualsiasi costo. L'imprenditore ha il dovere sociale di creare occasioni di pieno impiego e poi naturalmente di farlo a condizioni economiche che per lui siano vantaggiose, altrimenti non dovrebbe farlo. E l'istruzione. L'istruzione costa tantissimi soldi, perché bisogna costruire le scuole, bisogna assumere gli insegnanti, bisogna creare le condizioni perché effettivamente le persone possono andare a scuola. E naturalmente alla base di tutto che le persone siano in buona salute. E allora per fare tutto questo ci vogliono le risorse. E le risorse come le devo raccogliere? Le devo raccogliere con l'idea dello stato minimo? E no, a questo punto non più. Non posso trattare tutti nello stesso modo, quell'accezione che c'era un tempo, ma anche nella raccolta delle risorse chiedo di più a chi ha di più per poterle poi usare per fare politiche che migliorino la condizione di chi ha di meno. E in questo modo, mentre abbasso, innalzo dall'altra parte. Lo scrive un liberale addirittura negli anni 40 del Novecento, Luigi Einaudi, dice che è questione di tagliare le punte e innalzare dal basso per fare questa operazione di equilibrio. È molto interessante questo fatto che queste idee circolassero all'epoca anche al di fuori, diciamo, dei contesti politici e culturali che noi oggi siamo abituati a pensare abbiano questa visione. Anche il mondo liberale ha questa consapevolezza. Perché? Perché la preoccupazione di Einaudi anche era che potesse migliorare la società nel suo complesso. Una società che migliora nel suo complesso migliora anche per i ricchi. Quindi gli si può chiedere questo sacrificio non contro di loro, ma perché loro stessi possano vivere in un contesto migliore. Allora di qui l'idea della progressività, che peraltro è combinata con la proporzionalità. Attenzione, perché noi abbiamo un fisco progressivo per scaglioni, no? Quindi sui primi 15.000 euro, io guadagno 15.000 euro pago il 23%, lui ne guadagna 16.000, sui primi 15.000 euro paga comunque il 23%, e soltanto sui 1.000 successivi che scatta l'altra aliquota. Quindi abbiamo insieme nel sistema costruito per scaglioni sia il principio di uguaglianza formale sia il principio di uguaglianza sostanziale.
è in sostanza il pieno sviluppo della persona umana. L'obiettivo qual è, appunto? È quello di offrire a tutti una uguaglianza di punti di partenza, che dovrebbe essere appunto un obiettivo appunto condivisibile e accettato proprio da, diciamo così, dai liberali, come dire, una visione liberale, appunto, dove viene messa, diciamo, al primo posto la concorrenza e la valorizzazione del merito. Vediamo appunto che i primi quattro articoli ci danno delle indicazioni su quali sono le regole, appunto, che devono essere realizzate, applicate, affinché tutti siano tenuti a rispettare appunto queste indicazioni. Io ho scritto appunto in maniera molto così essenziale che quindi la tutela appunto dei diritti e la redistribuzione della ricchezza dovrebbe equivalere quindi alla tutela della proprietà privata, quello che si diceva appunto prima. Ma in realtà appunto il fatto di poter sostenere la tutela dei diritti e la gestione della ricchezza viene anche qui percepito tanto quanto la tutela della proprietà privata, o piuttosto viene vista come, come dire, una, non è trattata allo stesso modo. Questo simbolo di equivalenza in realtà non viene percepito, oppure diciamo, non si può neanche discutere a volte sul fatto di poter applicare appunto il principio della progressività, un certo tipo di tassazione. Quindi passerei direttamente alla successiva, perché ci dà l'idea appunto direttamente di che tipo di tassazione si sta parlando, perché ad esempio su questo devo dire avevo delle lacune enormi, e grazie appunto al testo del professor Panaldè ho avuto una visione molto più chiara di quello che andiamo a parlare. Appunto, ci sono vari tipi di imposte, appunto di tassazione di imposte. Possiamo suddividere appunto in quattro tipi: dirette, indirette, personali e reali. Le dirette appunto si applicano sulla ricchezza esistente, quindi sul patrimonio o su quella che si viene a formare, il reddito, e quindi effettivamente sono strutturate in senso progressivo, perché abbiamo appunto un'idea di ricchezza appunto. Che invece nelle imposte indirette non si fa vedere questo aspetto, ma diciamo quando questa ricchezza viene passata o spesa nel consumo. Un esempio, quindi in senso proporzionale, il tipico esempio è l'IVA al 20%, che chiaramente non va a vedere chi è, chi non è, insomma, il tipo di ricchezza, ma il consumo. Poi abbiamo appunto invece delle imposte personali, che invece vanno appunto a, diciamo, prendere in esame la persona che dovrà pagare l'imposta, quindi la condizione economica, sociale, familiare, così via, l'ISEE, dire no, quello che. Chiaramente anche questo ha, diciamo, un carattere cioè un'applicazione secondo i principi di progressività. Abbiamo per ultimo invece l'imposta reale, non va a vedere chi andrà a pagare l'imposta, ma su che cosa andrà a pagare l'imposta, quindi una casa, un bene, in generale un bene, senza guardare appunto il proprietario e il suo titolare. E quindi anche su questo si applica piuttosto un principio di proporzionalità. Se abbiamo ben chiaro questa divisione, ad esempio per me la prima, chiaramente l'imposta diretta, l'IRPEF, appunto è chiaro, e la proporzionale anche. Le chiederei prima poi di avere in realtà poi anche un discorso sul fatto che queste, diciamo così, suddivisioni siano state effettivamente utilizzate per creare appunto nel 73 proprio l'IRPEF, cioè quella che doveva essere per antonomasia, diciamo così, come l'emblema dell'imposta incaricata di imprimere un carattere di progressività. E su questo infatti erano stati appunto creati un numero abbastanza elevato di scaglioni e appunto delle aliquote molto, diciamo così, estese, no? Da un minimo del 10% al 72%. Quindi appunto, riassumendo, quello che vorrei chiedere è di poter avere degli esempi pratici, oltre all'IRPEF, che credo quasi tutti, ognuno di noi abbia, diciamo, l'idea, e dell'IVA, anche che cosa vuol dire invece un'imposta personale, reale, soprattutto qual è
il rapporto fra delle imposte dirette personali oppure indirette reali rispetto allo Stato che le va a, come dire, ad adattare, quindi diciamo ad uno Stato più democratico o meno democratico, se vogliamo, più autoritario. Ecco, se si è accorto la... Questa classificazione viene dagli studiosi del diritto tributario, naturalmente. Le imposte, diciamo, dirette o indirette, questa prima distinzione, l'imposta indiretta appunto è quella che noi paghiamo nel momento in cui consumiamo, soprattutto l'IVA, è il classico esempio: io vado al panettiere, guadagno 10.000 euro o 1.000 euro, allora che mi viene chiesta la dichiarazione dei redditi, pago comunque l'imposta ugualmente, l'uno come l'altro, quindi è un'imposta che per ragioni operative soprattutto è proporzionale, sarebbe anche possibile immaginarla come progressiva, ma questo significherebbe, voi capite, se tutte le volte il panettiere deve chiedere la dichiarazione dei redditi a tutti, in una situazione ingestibile. Era in parte così, soprattutto un tempo, quando, come si costruiva un po' di progressività sulle imposte indirette, tassando in maniera diversa, prevedendo una misura di IVA diversa a seconda del tipo di bene tassato. Fino al 1993, il governo Ciampi, c'era una aliquota al 38% per i beni di lusso. In questo modo, naturalmente, i beni di lusso tendono a consumarli di più i più ricchi, si riusciva a colpire in misura maggiore il superbonus sulle automobili, che adesso il ministro dei trasporti vorrebbe eliminare. Quella è un'altra misura attraverso cui si può far pagare un'imposta in maniera progressiva. La imposta diretta invece è più facile da costruire come un'imposta progressiva, perché appunto si tassa soprattutto il reddito, e quindi lì io posso vedere quanto guadagna uno, quanto guadagna un altro, e costruire una serie di scaglioni che, come giustamente veniva ricordato, inizialmente nel 1973-74, quando viene creata l'IRPEF, è molto articolata. Qui è una battuta, come Visentini non è un bolscevico, era un esponente del Partito Repubblicano, cioè il più atlantista, il più filoamericano di tutti i partiti del pentapartito o dell'area di governo di allora, perché parliamo di centrosinistra, non ancora di pentapartito. E quindi, diciamo, era anche lui un intriso di cultura liberale, non era un socialista, però costruisce una IRPEF che ha 32 scaglioni, oggi mi ricordo che abbiamo 4, scenderanno a 11, poi a 9 con Craxi, a 5 con Visco, il primo governo dell'Ulivo, a 4 con Draghi poco tempo fa, e adesso la delega fiscale del governo vorrebbe passare a 3, con la prospettiva di arrivare a 1, soltanto più, cioè un'imposta proporzionale, non più progressiva, entro la fine della legislatura. Questi 32 scaglioni sono appunto, hanno delle misure che oggi ci impressionano, perché la ricotta più bassa era il 10%, oggi è il 23%, quella più alta era il 72%, oggi nessuno sarebbe fare una proposta di questo genere, era oggi è scesa al 43%, cioè ciò che è accaduto è che si sono alzate le tasse meno benestanti per abbassarle ai più benestanti. Ma la cosa davvero che mi ha impressionato è stato provare a aggiornare al valore di oggi il valore degli scaglioni di allora. Si scopre che non soltanto i redditi bassi pagano di più, ma pagano di più anche i redditi medi e persino i redditi medio-alti. Vi dico, giusto per capire sulla aliquota oggi più alta, oggi si paga con il 43% se si guadagna, diciamo, tutto ciò che si guadagna oltre 50.000 euro. Con 50.000 euro al tempo di Visentini si sarebbe pagato il 25%, con l'equivalente di 50.000 euro, no? Che oggi, cioè, comunque un discreto stipendio, si sarebbe pagato il 25%. Per arrivare al 45% bisognava guadagnare oltre i 300.000 euro. Quindi voi capite che c'era la capacità di andare a intercettare la ricchezza veramente là dove c'era. Oggi il sistema tributario pesa così tanto sui redditi medi e i redditi medio-bassi perché è stato a loro che sono stati moltissimo aumentate le tasse, mentre i redditi alti e altissimi hanno avuto dei vantaggi fiscali straordinari. Oggi l'Italia è un paese molto disuguale, molto più disuguale di quanto non fosse allora. La
misura della distanza tra i più poveri e i più ricchi cresce, continua a crescere continuamente. Siamo arrivati al punto che i tre italiani più ricchi di tutti hanno tanta ricchezza quanto i 6 milioni più poveri, il 10% della popolazione. È davvero un divario spaventoso. Se contiamo i 40 multimiliardari italiani, hanno tanta ricchezza quanto i 18 milioni più poveri della popolazione. 40 contro 18 milioni. Sono cifre di un disastro dal punto di vista dell'attuazione della Costituzione, perché ci siamo allontanati tantissimo da quel modello. Anche la distinzione tra le imposte personali e le imposte reali, diciamo, cade in questa distinzione tra imposte costruibili facilmente in modo progressivo e imposte che invece sono proporzionali. Pensiamo oggi cosa significa la cedolare secca sugli affitti. Io ho una casa, in più la do in locazione, quello che guadagno pago una percentuale di imposte uguale a quella che paga chi di casa che da in locazione non ne ha una, ma ne ha 10, o ne ha 100, o ne ha 1000, o ne ha 1 milione. Se io ho tantissime case che do in locazione, pago sempre la stessa aliquota, perché io tasso solo il bene, la casa in sé considerata, senza considerare chi è il titolare di quel bene, qual è la sua condizione economica complessiva. E quindi in questo modo creo un'ingiustizia, perché di nuovo paga nello stesso modo chi ha tantissimo e chi magari ha molto poco, è riuscito a risparmiare per mettere da parte quello che gli serve per magari dare in affitto una soffitta, un bilocale, qualche cosa, no? Che è frutto dei suoi risparmi. Allora, tutto questo ci dice che più si spinge il sistema fiscale verso un consistente numero di imposte indirette reali, più quel sistema fiscale sarà ingiusto, perché farà pagare di meno a chi ha di più. Chi in più invece si costruisce il sistema fiscale sulla base di imposte dirette e personali, più si ha la capacità di andare invece a intercettare e a distinguere le diverse posizioni. Tutto questo è qualcosa che oggi non si fa più. Perché? Perché è passata in maniera molto forte la retorica per cui tutti i contribuenti sono uguali tra di loro. Quando a un certo punto Draghi dice questo non è il momento di prendere, è il momento di dare, che cosa sta facendo? Sta facendo un'operazione ideologica con cui maschera il fatto che la società è fortemente disuguale, tratta tutti nello stesso modo, il contribuente è il momento di dare, non è il momento di prendere, ma a chi bisognava chiedergli? Perché a qualcuno era il momento di dare, e sarebbe il momento di dare certamente, ma a qualcuno sarebbe il momento di prendere. Non è vero che questo è il momento di dare e di non prendere, dipende di chi stiamo parlando. Quando si dice le tasse sono troppo alte, per chi bisognerebbe chiedersi? Non è vero che sono troppo alte, per qualcuno è vero, sono troppo alte, ma per qualcuno è falso, sono troppo basse. Cioè, è una frase che nel contempo è una verità e una menzogna, perché non si distinguono le posizioni dei contribuenti. La cosa che diciamo fa sì che l'IRPEF, oltre alla perdita del numero di aliquote, ma fa sì che l'IRPEF sia sempre meno progressivo e anzi, secondo alcuni, sia per i redditi già ai 50.000 euro regressivo. Da cosa dipende oggi soprattutto? Dipende dal fatto che noi tassiamo con l'IRPEF fondamentalmente solo più il reddito da lavoro dipendente. Il reddito da lavoro autonomo, partita IVA, è tassato a parte con una imposta piatta, con una flat tax. Fino a 85.000 euro, chi guadagna fino a 85.000 euro come lavoro autonomo paga il 15%. Quindi voi capite, se io sono un lavoratore dipendente, guadagno 85.000 euro, pago il 43%. Se lui è un lavoratore autonomo e guadagna 85.000 euro, paga il 15%, praticamente il 30% in meno. Questa è chiaramente una diseguaglianza, un'ingiustizia, perché in situazioni uguali vengono trattate in maniera molto diversa. Ma in più sono tassate con misura proporzionale, quindi uguale per tutti, altri redditi rilevanti, che sono appunto i redditi da locazione, che dicevo prima, proprietà immobiliari, patrimoni immobiliari, e anche i patrimoni immobiliari, cioè gli investimenti finanziari, sono anch'essi pagati con una aliquota piatta. Ma chi è che ha i soldi per comprare case o per investire? Naturalmente i più ricchi. E questo cosa significa?
complessiva, che se io prendo quelle stanti, le cui voci di reddito sono in parte da retribuzione, da lavoro autonomo, in parte da redditi da immobili o da investimenti finanziari, alla fine faccio la media di quello che pagano le imposte, pagano meno di un lavoratore dipendente. C'è una famosa battuta di Warren Buffett, uno dei più grandi miliardari del mondo, un investitore americano ricchissimo, di quelli che hanno decine di miliardi di dollari di capitale, che dice: certo che c'è la guerra di classe, i ricchi hanno fatto guerra ai poveri e hanno vinto, abbiamo vinto noi, tant'è che io pago le imposte meno della mia segretaria, perché la sua segretaria paga un reddito da lavoro dipendente, mentre lui paga per i redditi da investimenti finanziari. Lei, anche negli Stati Uniti oggi, paga un'imposta progressiva, lui paga un'imposta proporzionale, e quindi si può verificare, anzi si verifica questa situazione in cui più sei ricco, meno paghi. E naturalmente tutto questo non ha nulla a che vedere né con l'idea della Costituzione né con l'idea della democrazia così come dovrebbe essere organizzata. Appunto, questo è il tema appunto su cui poi devo porre l'attenzione, è proprio questo, è paradossalmente è proprio così. E appunto la visione liberista di Salvatore Scocca, che appunto era stato la costituente democristiano, che appunto aveva individuato proprio questa peculiarità, cioè il fatto che il sistema tributario è informato e criteri di progressività, è uno dei tipi che abbiamo prima ironicamente facciato con identificato come lo scelico, è tutto tanto quella roba. Infatti, qui non voglio entrare neanche troppo nel. Comunque lasciare anche un po' di, come dire, anche di possibilità di curiosità, di verifica. Però ci sono delle imposte che erano state appunto con la costituente, cioè veramente con la delega fiscale, poi appunto attuazione, delle imposte che poi man mano si sono o scompaiono, quindi diciamo si estinguono, o cambiano nome, o vengono rimaneggiate proprio con questo meccanismo di alzare gli scaglioni, diciamo le percentuali degli scaglioni più bassi e di invece abbassare quelle più alte. Un esempio su tutti, Giulio Tremonti, che appunto nel 2003 ha fatto questa operazione. Per certi aspetti desolante e preoccupante operazione, appunto quella di dare dignità a questo, cioè diciamo così, di legittimità a questa piattaforma politica, chiaramente deve avere dei responsabili. Io risponderei che i responsabili siamo chiaramente siamo noi che andiamo nell'urna, cioè a selezionare comunque, magari per un meccanismo perverso, in qualche modo comunque a dare una certa linea, ma in realtà poi ci sono proprio in realtà delle responsabilità anche più a livello politico e forse anche come dire, ben più identificabili. Sì, ma allora qui secondo me il punto, per dirla in maniera molto, molto chiara, è questo, cioè noi siamo abituati a pensare che ci sono forze politiche più inclini alla tutela dell'uguaglianza, che hanno come visione per la giustizia sociale, per la migliore uguaglianza, forze politiche più inclini invece diciamo alla valorizzazione della libertà che ci è opposto, poi in teoria si contrappongono solitamente uguaglianza e libertà, quindi forze politiche meno inclini alla realizzazione dell'uguaglianza, cioè che pensano che più si lasciano liberi i cittadini e anche creando diseguaglianze tra di loro, migliore sarà la società nel suo complesso, invece forse che pensano che la società debba non essere uguale per tutti, dicevo giustamente prima, uguaglianza dei punti di partenza, anche in una società in cui ognuno si gioca le sue carte, è chiaro che se io corro i 100 metri partendo da 90 e quell'altro parte da 0 e vinco, non è che sono stato particolarmente bravo, insomma, avrei solo a perdere, ecco. Allora, l'idea
idea è dell'equilibrare un po' il punto di partenza, non è un'idea di uguaglianza nei punti di arrivo. Se vogliamo un'idea di uguaglianza nei punti di arrivo è il comunismo, in cui alla fine sono tutti uguali. Mentre questa idea è l'idea dell'uguaglianza dei punti di partenza. Però quello che cui noi assistiamo è il fatto che progressivamente questa svalutazione dell'uguaglianza, questa valorizzazione del principio opposto, cioè l'idea che sia bene che la società sia diseguale, è un'idea che conquista tutto l'arco politico, tutto il panorama politico, cioè soprattutto in Italia, in modo particolare in Italia. Infatti non è un caso che è significativo, secondo me, che a configurare l'IRPEF grosso modo come oggi, cioè in maniera sempre meno progressiva, sia stato il primo governo dell'Ulivo, con Vincenzo Visco, che fa una riforma fiscale con cui riduce gli scaglioni da 9 che erano a 5, facendo questa operazione per cui si riducono le tasse ai ricchi. Lui, devo dire, è stato poi molto, si è molto piccato di questa mia critica, mi ha scritto una lunga mail garbatissima, diciamo, un uomo di gran garbo, in cui dice: ma io ho molto combattuto l'evasione fiscale. Sì, sì, io non ho dubbi su questo, anzi, riconosco che ha fatto uno straordinario lavoro in quei termini, ma qui si parla d'altro, cioè una concezione di fondo, voi capite, dei rapporti sociali, dell'idea di società che uno ha: i ricchi devono pagare di più o devono pagare di meno. Oggi dominano anche nel discorso pubblico delle metafore che ci dicono esattamente cosa significa tutto questo. Cioè, gli economisti parlano in maniera così libera, come se niente fosse, della teoria dello sgocciolamento. L'idea è che più si riempie il bicchiere ricchi, meglio è per tutta la società. Perché? Perché alla fine qualche cosa casca fuori e chi sta sotto il tavolo riceve comunque qualche goccia. Se volete, la tavola è bandita, io la posso imbandire finché voglio questa tavola, anche se siamo solo noi due, questa tavola a mangiare, a un certo punto, se continua ad imbandirla, qualcosa casca sotto e chi ha bruciato sotto la tavola riceverà qualche briciola, e meglio che niente. Pure l'idea che siamo tutti sulla stessa barca, senza distinguere, no, chi sta alla frusta e chi sta ai remi. Oppure l'idea della marea: se sale la marea, quindi se l'economia cresce perché i ricchi sono liberi di fare quello che vogliono, allora questo farà stare meglio tutti, perché è vero che cresce il Panfilo di Abramovic, 150 metri con l'elicottero sopra, ma anche la barchetta del piccolo pescatore, no? Piano piano, qualcosina, è sempre meglio di prima, è l'ultima. L'ha usata Macron, ha detto: dobbiamo in tutti i modi favorire il capo cordata, perché la società è tutta impegnata nella scalata alla vetta, e se noi agevoliamo il percorso al primo, tutti gli altri che vengono dietro, diciamo, anche loro ne riceveranno un beneficio. Eppure ideologia questa, naturalmente, è un modo per cercare di giustificare il fatto che si dà ai ricchi sempre di più e i poveri dovrebbero accontentarsi ed essere contenti di questa cosa. Perché? Perché alla fine, se appunto cade qualche briciola, è meglio che niente. Sono metafore anche molto volgari, concettualmente volgari, no? Se ci pensiamo, perché sono poi ovviamente radicalmente false. Parliamo ormai di singoli individui che hanno più ricchezza a livello personale di interi stati, di intere popolazioni. Non possono, cioè, sono ormai cifre che non hanno più nessun senso quando uno dice da 200 miliardi di dollari. Ma cosa vuol dire realmente? Ovviamente non può neanche andarli a ritirare tutti in banca, metterli da qualche parte, crollerebbe qualunque edificio dove tu li mettessi. Cioè, sono idee, ma non ha nessun significato reale. Eppure poi queste cose nel mondo condizionano tantissimo il fatto che altri non hanno quelle risorse, non hanno le risorse da spendere nella sanità, non hanno le risorse da spendere nella scuola e di tutti i diritti. Cioè, noi oggi siamo un paese che porta la spesa sanitaria al di sotto di quella che era pre-Covid, perché non abbiamo i soldi per fare ciò di cui ci sarebbe bisogno, cioè assumere personale medico, infermieristico. Il governo Draghi, e poi il governo Meloni conferma questa cosa, porta la spesa sanitaria al 6,2% del, cioè sotto ciò che era prima della pandemia. Sulla spesa di istruzione siamo al quarto ultimo posto in Europa. Sul lavoro, i salari italiani sono gli unici
sono, entriamo in quelle categorie economiche che si avvicinano al fantastigliato del Paperoni, no? Cioè appunto qualcosa di assolutamente, e questo è ciò che noi abbiamo davanti, per cui il problema è appunto la vittoria culturale dei più ricchi. Lì c'è un riferimento a uno studioso, Alfonso Paolo, che parla della secessione dei ricchi, cioè i ricchi che se ne vanno dalla società, non hanno più nessuna responsabilità verso la società e verso gli altri, si chiudono in dei ghetti in cui vivono solo loro, un po' come accade anche fisicamente nelle città del Sud America. Oggi nelle città del Sud America ci sono queste zone in cui i più ricchi vivono circondati da mura e sorvegliati da guardie armate, e fuori ci sono i più poveri che potessero prendere l'assalto a quelle città delle fortificate. Questa è diciamo, la direzione di fondo verso la quale ci muoviamo, e la cosa drammatico è che non c'è nessuna forza politica che si sganci da questa visione, nessuna oggi, perché ripeto, anche l'area che è stata dell'Ulivo, che oggi è il Partito Democratico, ragiona esattamente in questi termini, in maniera meno marcata di quanto non facciano le forze di destra, perché non propone la flat tax, o meglio, l'ha proposto perché l'ha fatta, anzi per le imprese l'ha fatta. L'ha realizzata il Partito Democratico, anche lì diciamo, senza distinzione tra dimensioni delle imprese, là il 15% per le partite IVA è anche una misura difesa evoluta dal Partito Democratico, quindi appunto c'è questa, ecco diciamo così, poi mi fermo, mentre un tempo l'idea della progressività era diffusa dappertutto, democristiani, liberali, repubblicani, socialisti, comunisti, oggi l'idea opposta, ottocentesca, della proporzionalità è diffusa dappertutto, e questo ci crea diciamo, le difficoltà politiche, e io sono d'accordo, anche la responsabilità di noi elettori, quando continuiamo magari per inerzia a votare certe forze politiche perché un tempo avevano determinati orizzonti culturali e oggi non li hanno più. C'è una bellissima metafora che viene citata e che francamente ho cercato anche di procurarmi, non ci sono riuscito, ed è un film del 2019, se non vado errato, di Hugo, di un regista spagnolo, dove appunto questa tavola è bandita, chiaramente è un film, come dire, visionario, cioè, questa tavola è bandita, viene tutti i giorni calata in un penitenziario che è diviso a strati. Chiaramente i detenuti che sono gli strati superiori potranno appunto banchettare su una tavola completamente piena di cibo, di bevande. Man mano che la tavola invece scende, gli ultimi avranno sempre meno, fino ad arrivare alla fame, diciamo. La cosa interessante è che non c'è nessun criterio con cui questi livelli vengono costituiti, ma vengono, credo, una volta al mese estratti a sorte, per cui c'è un criterio di casualità, che tra l'altro è quello che è la base della nostra esistenza, no? Quando veniamo al mondo, e non c'è appunto nessuna, neanche diciamo così, corrispettivo tra tra reato, come dire, tra crimine commesso e possibilità di, cioè facilitazione dell'accesso al cibo che viene, quindi è completamente così, come dire, una roulette che viene fatta girare così in maniera caotica e casuale, è una metafora forse molto triste verso la quale francamente non vorrei che, soprattutto i nostri figli, perché io ormai credo che insomma, spero di non poterla vedere, però sicuramente è preoccupante. Io direi che insomma gli approfondimenti del professore sono stati a mio punto di vista veramente ricchi, succulenti, per cui chiederei, non so se qualcuno vuole. Molto generoso, qui se qualcuno volesse, non so, intervenire. Io posso fare una domanda? La ringrazio perché ci ha regalato questo intervento. E noi abbiamo questa ambizione da ormai quasi 20 anni di
educare le persone a questa idea di essere cittadini attivi. I risultati non sono granché, perché, però noi continuiamo ostinatamente a proporre. Davvero lei è stato un tassello importante di questo progetto, che rimarrà perlomeno sul web, cercheremo di diffonderlo. La mia domanda è: ma questa visione, che è politica ed è dichiarata tutto sommato, incontra però il consenso di larghe fasce di persone che appartengono a quelle categorie svantaggiate di cui lei parlava, e quindi che ci rimettono, tra virgolette, se viene attuato questo tipo di politica. Perché il consenso invece viene ottenuto proprio grazie a queste persone? Cioè, non si può parlare solo di ignoranza. Cioè, quando mi dicono, perché poi tutti, il radical chic, perché poi se da una parola in su sei radical chic, non capisci. Alla fine però le urne nei quartieri più poveri delle città premiano le forze che hanno questa visione politica, ma non è solo ignoranza. Che cosa è che li spinge a votare questa visione, che è negativa per le parti più deboli della società? Sì, io avrei una risposta, ma credo che sia pertinente. No, va bene, ma non era rivolta a me la domanda, perché la visione di Luca la conosco. In parte su questo tema in particolare, ovviamente c'è una componente di complessità, ovviamente il discorso bisogna mettersi qui con calma, discutere, dedicare un'ora e mezza a questi temi, e non tutti hanno la voglia, in alcuni casi la possibilità di farlo. Sicuramente non aiuta il sistema mediatico, che è uno degli enormi buchi neri, io credo, della democrazia italiana, perché è costruito intorno a grandi semplificazioni, grandi schiamenti di attenzione, e alimenta tantissimo questa retorica che siamo tutti sulla stessa barca, anche perché naturalmente i proprietari dei sistemi mediatici sono quelli che sulla barca appunto stanno alla frusta, a frustare gli altri. E poi c'è il fatto che effettivamente, oggi, a che senso ha per una persona che non sta bene votare altre forze politiche rispetto a quelle che vincono, che hanno ottenuto un maggior consenso alle ultime elezioni? In fondo, le politiche pubbliche, le politiche sociali, sono politiche che stanno danneggiando tempo, quelle di, chiaramente, il Partito Democratico ha governato per moltissimi anni l'Italia e ha accresciuto le diseguaglianze, non è mica diminuite, perché una persona che volesse ridurre dovrebbe oggi votarlo? Perché non dovrebbe accendere la sirena che gli dice no, il problema non è quello, perché ogni tanto proponiamo un numero tutte le stesse cose, il problema sono gli immigrati che sono qui a rubarti il lavoro. E chi non cade in questo, infatti il consenso enorme che sui giornali viene raccontato in mano alla destra e all'estrema destra non c'è realmente. Se andiamo a vedere sugli eventi di diritto, le forze che oggi governano l'Italia hanno il 28% dei voti degli aventi di diritto, cioè uno su quattro. Non è questo consenso strepitoso. Il fatto è che abbiamo un'astensione elevatissima, ma per chi vuole che, per chi si avvantaggia da questo stato di cose e vuole che le cose continuino così, l'astensione è un problema soltanto quando dichiara i giornalisti che dicono ma l'astensione è al 40%, sì, dovremmo proprio fare qualcosa per combattere questo fenomeno drammatico. Dal secondo dopo in realtà si fregano le mani dalla gioia, c'è il 40% in meno di rompiscatole potenziali che li lascia governare esattamente come volevano prima. E appunto è questo, cioè oggi a me piuttosto che quello che io mi chiedo e che non riesco a capire è perché non ci siano delle forze politiche che invece provino a intercettare questa elevatissima stessa
si sommano le schede bianche, le schede nulle, questi numeri crescono in maniera veramente enorme. E questo partito qui è un partito che non dico sia tutto di per sé, diciamo, astenuto per motivi di disaffezione politica, c'è anche una parte di astensionismo, diciamo, per qualunquismo, per disinteresse, ma una parte consistente lì c'è, perché non si va a prendere quell'elettorato lì? Io non lo capisco, perché un operatore politico non si butti su quell'elettorato lì, io non riesco a capirlo. Capisco che rompere gli equilibri consolidati è molto difficile, però è sempre stato così, diciamo, per le forze politiche che non accettavano l'esistente, mentre oggi anche credo che poi un'altra componente fortissima sia quella dell'atomizzazione sociale, dell'aver spezzato tutto, il fatto che io magari su una stessa linea di lavoro ho un contratto, ma non soltanto diciamo in fabbrica, anche in università, il fatto che io nella mia scrivania abbia di fronte a me poi dall'altra parte uno che fa lo stesso lavoro ma con un contratto precario, e questo non crea ovviamente solidarietà e legame tra i lavoratori, anzi li mette gli uni contro gli altri e diciamo, alla fine il messaggio che passa, che c'è, che vediamo appunto nei più ricchi, nei più poveri, addirittura a livello regionale, il messaggio che c'è qual è? Si salva chi può. E quindi chi può si salva e gli altri si arrangiano. Pensate alle tre regioni più ricche d'Italia che chiedono più potere oggi, il regionalismo differenziato, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna guidata dal Partito Democratico. Chiedono semplicemente di salvarsi loro abbandonando tutto il resto del paese come fosse una zavorra. Allora questo io credo che sia il grosso problema che abbiamo di fronte. E quindi non so se io non darei la responsabilità a chi nei quartieri meno benestanti vota per le forze di destra, darei la responsabilità alle altre forze che non riescono, diciamo, più a parlare con quelle persone e ad avere come prioritario problema quello della disabilità. Insomma, ma è possibile che andiamo a spendere il 2% del PIL in armi oggi? Ma è possibile in un paese con le difficoltà che abbiamo? Eppure votano tutti a favore di questa cosa in Parlamento. Guai a discutere questo argomento. Sono miliardi, decine di miliardi che andremo a spendere a favore di chi? A favore di chi produce le armi. Questo speriamo di non doverlo fare, anzi, però a parte dove stiamo usando. Perché ci sono delle fasce che nessuno vede
e che piangono, urlano e nessuno li sente. E questo non vanno a votare, né destra né sinistra. E se vanno a votare, votano destra. Perché mio padre, questo l'ha detto a me, mio padre ha sempre votato socialismo o comunismo, io questa volta voto destra. Voglio vedere se le cose cambiano. Per quello io mi sono di tutto quello che lei ha detto. Infatti è un fenomeno impressionante quello della volatilità dell'elettorato, che si butta, c'è una quota di elettorato che è esattamente quello che adesso stava individuando, che continua a buttarsi da una parte e dall'altra come una mosca nel barattolo e sbatte continuamente la testa con questi politici che vanno al 40% e crollano, vanno al 40%, poi quello dopo, no, ha fatto prima Salvini, poi il Movimento 5 Stelle, prima Renzi, anzi Renzi, perché siamo tutti nello stesso fenomeno, diciamo, di populismo politico, appunto Renzi, Salvini, Movimento 5 Stelle, adesso no, poi chissà che verrà il prossimo, ma perché ovviamente anche lei sta esattamente facendo la politica. Prima c'è una continuità nella politica economica con il governo Draghi, è impressionante da un lato, sicuramente anche dovuto al PNRR, a ciò che è stato preimpostato, ma indubbiamente sulle grandi questioni di fondo non c'è una grande differenza se non appunto spostare ulteriormente ricchezza verso l'alto. Sulla scuola anche lì si vede tantissimo questo tema, cioè l'autonomia scolastica alla fine cosa si è prodotto? Che le scuole dei centri dove ci sono le famiglie più benestanti, naturalmente hanno tante risorse perché le famiglie fanno donazioni, interventi, eccetera. E le scuole di periferia sono state abbandonate lo stesso, anche lì c'è non si sa chi può. Poi, se andiamo a vedere chi ha fatto l'autonomia scolastica, Luigi Berlinguer, primo governo Prodi, 1998, cioè siamo sempre lì. Cioè lì è veramente impressionante come, diciamo, questa visione della salvezza individuale, ognuno pensa a se stesso, fosse penetrata in profondità anche in persone che un tempo avevano sicuramente una visione differente. Ed è difficile. Ed è. Adesso, ci sono decenni che si va in quella linea lì, è difficile poi tornare indietro, è incredibile, ma sono tutti gli aspetti di vista, economico, politico, sociale. Cioè, io vedo una devastazione incredibile. E che è alla base di tutto quello che dice lei, cioè partiti di sinistra, ma non esistono più partiti di sinistra, cioè, scusate la sua mi dico la sinistra, per la mia idea di sinistra come una volta che non esiste mai. Dico, ma così di qualcuno dice, ma in Italia non c'è una destra decente, ma non è vero, c'è una destra decente, è il Partito Democratico. Esatto, vero. È molto dignitosa come forza politica, diciamo, che è una visione liberale, molto rispettabile, poi c'è la destra, l'estrema destra, l'altra parte, quello che non c'è niente, diciamo che ha una visione diversa, più improntata a un'idea di giustizia sociale, di uguaglianza, di attenzione verso gli ultimi, insomma, questo purtroppo si è molto perduto. Ma anche il grado di consapevolezza, perché io sono la figlia di un operaio, mio papà comunque era un operaio che era intermediario, ha sempre letto il giornale, si informava. Oggi noi ci troviamo di fronte a genitori che sono comunque tutti diplomati, qualcuno laureato, però completamente inconsapevoli da tantissimi punti di vista, e bisognerebbe proprio iniziare dalla scuola a far pensare le persone. Invece io insegno alla scuola primaria, Tiziana, alla scuola dell'infanzia. Vengono aggiunte cose su cose, si deve fare di tutto e non si lascia il tempo comunque per pensare. Lei ha fatto diversi riferimenti alla Costituzione, c'è l'ora di educazione civica, per cui regalano la Costituzione ai 18 anni, però fa tutto questo percorso che noi abbiamo cercato di fare partendo dai bambini più piccoli della scuola dell'infanzia con gli articoli più semplici, però farlo con un curriculum dall'infanzia fino alle scuole superiori facendo di riflettere su quelli che poi sono delle persone, perché il problema è che aumenta il grado di istruzione, però in realtà sostanzialmente probabilmente comprendeva di più quell'operaio che aveva fatto la quinta elementare che non magari un diplomato o un laureato di oggi su tantissimi temi. Sono d'accordo, ma credo che sia anche dovuto al fatto che allora quelle cose lì venivano insegnate ai vissuti, anche fuori dalla scuola, in famiglia, nei rapporti con gli altri, eccetera. Mentre oggi a questi ragazzi, anche io faccio tanti incontri
sfondo di educazione civica nelle scuole, ma molte volte sembra che io arrivi da un altro pianeta, racconto delle favole, poi loro escono da lì, ma non escono da lì, io esco dalla scuola, già la dinamica immediata è totalmente diversa, cioè sono cose lontane perché non sono più vissute e praticate. Io credo che con tempo anche la crescita culturale della persona, proprio perché non eravamo tutti singoli individui, ma appunto quella frase della Thatcher che diceva all'inizio, la società non esiste, esistono solo gli individui, è una frase dal punto di vista di chi vuole questa società. Cioè hanno saputo farlo benissimo, costruire benissimo questo mondo così frammentato. E per questo io credo che la quinta elementare di una volta valesse più di una maturità oggi o quasi. Perché? Perché era il contesto complessivo in cui ci si continuava a formare, si continuava a crescere, si avevano occasioni di confronto, di incontro. Cioè, oggi si finisce sul sito internet. Non si sa neanche se dice la verità o dice fake news, cioè i ragazzi oggi sono molto in sofferenza da questo punto di vista, sicuramente. Sono soli. Certo. Beh, con questa volta. Ma no, siamo qui e poi andiamo avanti. Le dimensioni come queste sono le più importanti, perché sono momenti associativi in cui le persone continuano a ragionare. Fare delle cose insieme. Questa è una cosa straordinaria perché che mi fa dire che appunto c'è una quota di astensionismo motivato politicamente, consapevole, perché la società è molto più vitale, associazioni come queste in piccoli paesi, in piccoli posti, non siamo pochi, io non so quanti siete abitanti di Cisterna d'Asti, ma cioè, per la dimensione del paese siamo tanti e in tante altre situazioni questo mi capita, infatti io accetto volentieri gli inviti delle piccole realtà perché lì ci sono delle cose da valorizzare, le grandi città hanno tante opportunità, quindi diciamo che è diverso. Però in Italia ci sono tante associazioni vive, la partecipazione associativa è molto più viva di quanto non sia quella politica, ma sono persone che vogliono avere relazioni con gli altri, appunto. E anche lì non si capisce perché la politica abbandoni queste persone in questo modo. Beh, sicuramente no, nel senso mio, alle persone che non sono presenti. L'importante per me è parlare anche quello, cioè avere comunque la possibilità di ascoltare come ho fatto con lei e nel momento in cui ci si trova con amici che la pensano anche in modo diverso, ci sia comunque un riferimento a quello che uno ha sentito, che imparato. L'importante anche è questa possibilità di confronto, di far capire anche l'altro, ci possono essere anche per essere convinto della reale, per esempio, scusate, ma se continuo a parlartene, continuare a essere in quell'idea lì, può essere. Magari qualche domanda te la vorrai. Per me è già importante sempre quello, no? E quindi, insomma, è come se, non so, io immagino che ognuno di noi sia un semino che va e porta. Se posso fare anche uno spot pubblicitario su questo libricino che veramente è molto denso. Vale più la pena proprio per la questione del confronto e dell'approfondimento vedere proprio le note, cioè ogni capitolo è veramente stringato, essenziale, e ci sono una serie di note che sono, secondo me, fatte bene, ci sono riferimenti degni di questo nome, cioè ci sono anche riferimenti bibliografici e insomma, che fa piacere prendere anche per citare, non c'è solo l'analisi, diciamo così, espresse, ma c'è anche sempre un riferimento, anzi addirittura delle volte ci sono dei capitoli dove le note sono più, hanno un'estensione, il carattere è più piccolo, hanno un'estensione quasi pari, sono diciamo superiore a quella del capitolo stesso. Si possono anche non leggere. Io invece lo sforzo che ho fatto quello di provare sempre a dire da dove avevo tratto le cose che ho scritto. Sono altre onestà. Grazie.